La mia impressione è stata che i personaggi che rimangono in vita, diciamo, quindi sostanzialmente quasi tutti tranne quello interpretato da lei, godono di un grande lusso, cioè quello di vivere due quinquenni e quindi di poter in qualche modo cambiare, di poter subire insomma un cambiamento per lo più in positivo. Molti di loro riescono a chiedere scusa, molti di loro si rendono conto magari di aver sbagliato o comunque appunto hanno l'opportunità di cambiare. Questa mi sembra un po' una metafora di quello che è successo anche durante la pandemia e di quello che sta succedendo al cinema Mancini, che ha avuto l'opportunità, una seconda vita, l'opportunità di tornare a vivere. Lei cosa ne pensa? Beh, lei già ha detto tutto, ha fatto una domanda con la risposta incorporata. E no, io penso che questa funzione del cambiamento nel mio film sia più riservata ai personaggi femminili rispetto a quelli maschili. Ecco, gli uomini mi sembrano più fermi, inchiodati su quelle che pensano di essere le loro ragioni, inchiodati sulle loro paure, ossessioni, fissazioni. E a proposito della pandemia, penso che questo film forse acquisti un significato in più, ecco, visto dopo questa incredibile esperienza che abbiamo vissuto negli ultimi quasi 2 anni, ecco. E c'è una speranza verso il futuro, verso una riconciliazione che alla fine soprattutto è del personaggio di Margherita Bui. Ecco, anche quel ballo al suono della milonga che nel libro non c'è, e noi scrivendo quella scena l'abbiamo pensato come un ponte verso il futuro, come il mondo esterno che ricorda agli inquilini di quella palazzina che insomma il mondo è tanto grande e che c'è tanta vita al di fuori di quei 3 piani. Quindi io direi, per concludere, di fare tesoro di questa incredibile esperienza della pandemia e di non rinchiuderci più nei nostri 3 piani e di aprirci agli altri. E questa è una cosa necessaria non più solamente nelle nostre relazioni, nella nostra vita privata, ma anche nella vita pubblica. Ecco, grazie.